E mentre sono stati avviati i lavori di manutenzione del verde pubblico che stanno coinvolgendo alcune scalinate e ville della città, si pensa anche agli interventi che riguarderanno alcune vie cittadine. È stato infatti autorizzato l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne di competenza comunale. L'importo complessivo del progetto è di 200.000 euro, di cui poco più di 140.000 euro per lavori a base d'asta. Ad aggiudicarsi la gara la ditta Patriarca Group SRL di Comiso, che ha presentato un'offerta con un ribasso del 32,623% sull'importo a base d'asta, quindi l'importo complessivo scende a poco più di 103.000 euro, oltre IVA al 22%. Per quanto riguarda invece la rete stradale esterna, sempre per l'anno 2018, l'importo complessivo del progetto è di 160.000 euro. L'aggiudicazione va alla ditta SM SRL con sede ad Aragona, con un ribasso del 37,233% sull'importo a base d'asta, pari a 114.000 euro e quindi con un importo complessivo di circa 77.000 euro. Escluso oneri per la sicurezza e IVA al 22%. Conclusa anche un'altra gara che ha portato all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili comunali per l'anno 2018. In questo caso l'importo complessivo del progetto era di 80.000 euro, di cui 60.000 per lavori a base d'asta. La ditta vincitrice ha sede a Favara, Marsal Costruzioni SRL, che ha offerto un ribasso del 35,317% sull'importo a base d'asta, proponendo dunque un importo complessivo di circa 41.800 euro oltre IVA al 22%.